Buongiorno Mario De Santis, ti abbiamo convocato questa mattina per aiutarci a chiarire dei grandi interrogativi, per esempio il significato di SPQR. Tu che sei un simbolo della capitale, tu che ti chiami come Mourinho, o sei Mario Dos Santos, non c'entra niente con la capitale. Ma comunque... Sono porci questi romani, come notori. Sono pazzi Senatus questi romani. Dove stava scritto SPQR? Su tutto? Su un po' stanco, il simbolo della Repubblica. Sì, è ancora nel simbolo di Roma praticamente, ed era la dizione del Senato e del popolo romano, che era insomma l'autorità suprema. Senti, invece Inri era sulla croce, no? Era sulla croce, sì, Gesù sulla Nazareno, re dei giudei, era un po' per spregio, però questo è cioè per dire questo certo. È il re, no? Questo sarebbe il re dei invece giudei. QPGA QPGA è questo piccolo grande amore di Moccia. Dopo 3 MSC. Cosa ridi tu? In effetti fa ridere perché sembra un romanzo di Moccia. Ed è praticamente il risultato finale 2008 della canzone di Claudio Baglioni, anzi dell'album di Claudio Baglioni. È un film, sarà un film che uscirà a febbraio, ne abbiamo già parlato. Sì, certo. Perché questo disco è un concept album, concept album. Il concetto era la tua cugina, esatto. Non volevo calcare. Sì. Doppio CD, romanzo, doppio CD, film. Romanzo, ne parliamo perché eccetera. Oggi a Milano però, in teatro stasera, debutta esatto. la versione teatrale di QPGA. Questo piccolo grande amore. E lui, quanti anni dopo? 36 anni. È stato registrato nel 72 ad agosto ed è uscito a ottobre. Esattamente, 36. E tra l'altro è ovviamente una canzone, è un album che ha fatto disperare negli ultimi anni Baglioni, perché ovviamente doveva farla per forza, tutti la volevano, quella guai la sua maglietta fina. La sua maglietta è la sua vita spericolata. È la vita spericolata, le canzoni di Battisti, Volare, insomma, gli incipit famosi delle canzoni italiane più famose sono questi qui, insomma. E lui lo ha voluto in qualche modo riprenderla, quindi uscire da questa un po' maledizione e rifarla esattamente come l'aveva concepita, appunto, come un album che è una storia intera, anzi doveva nascere come album doppio, poi alla Fone eccetera avevano deciso di ridurlo a un unico album molto lungo. E poi è uscito e non ci siamo accorti, diciamo, nel corso del tempo, ma c'era tutta una storia che collegava tutte le canzoni. Le canzoni erano collegate a una storia anche musicalmente, tant'è che il film riprende proprio questa storia che Baglioni aveva già raccontato, insomma, in un altro libro. Senti, invece a teatro cosa succede? A teatro succede che lui la suona. Suona l'album, cioè fa come quando facevano i Genesis. Lui la suona. Lui debutta. Per cui lui fa un concerto fondamentalmente. Sì, lui fa un concerto stasera. Io mi sono immaginato invece a teatro sul palcoscenico degli attori che vivono la storia e nella buca degli orchestrali che suona. Cioè non è come Mamma Mia. No, che non è che ci sono gli ABBA, Mamma Mia, lì a Broadway. Cioè, No, c'è Claudio Baglioni dal vivo che suona quell'album lì. Perché quello è un album teatrale, quindi probabilmente avrà anche studiato una scenografia, so, per renderlo anche coreografia, un po' più, coreografia, cose, balletti. Dettagli su questo non ce ne sono, però insomma è comunque sostanzialmente il suo concerto per questo tipo di operazione, perché diventerà appunto, come abbiamo detto, concerto, libro, film, poi probabilmente diventerà linea di intimo anche e catena di pizzerie. Sì, secondo me il musical verrà dopo QPGA. Il film probabilmente QPGA. QPGA è un po' come Donna Cara a New York. Sì, DKNY. QPGA, questo pigiama praticamente si è poi scoperto se quella maglietta fina stava addosso a una persona precisa, cioè c'era un nome quella ragazzina. Nella vita di Baglioni forse sì, c'era una ragazza, però che non si è mai ispirato. Saputo si no, è no. Poi scoperto che se era la marca del benzinaio. No, che poi sono quelle cose che viene fuori tipo da Maria De Filippi. Arriva una che dice sì, c'è posta per te. Adesso vi posso raccontare che 36 anni fa la maglietta fine era la mia. Può darsi, e no, nel frattempo tu vedi una non le starebbe più tanto bene, sì. No, tra l'altro fu una canzone censurata per alcuni passaggi, perché le cose proibite diventarono un'altra cosa, cioè tipo di la paura e la voglia di essere nudi diventò la paura e la voglia di essere soli. Tra l'altro fecero una prima edizione così e subito la dovettero cambiare e fare un altro e rivestirla, perché la censura radiofonica ottenne. Posso raccontarvi una cosa riguardo a questa canzone? Ieri Tiziano Ferro era qui e diceva: io quando per la prima volta ho visto Giusy Ferreri cantava mi stava antipatica, mi procurava una sensazione forte. Ecco, io quando da piccolo sentii per la prima volta questo piccolo grande amore mi mettevo a piangere e scappavo. E poi col senno di poi ho capito che era l'emozione.
era l'emozione, mi causava un'emozione, non ero capace di metabolizzarla. Vediamo se fa ancora lo stesso effetto. No, adesso sono diventato brutto, sporco, cattivo. No, io in realtà scappavo perché ero già abbastanza grande e la vivevo come una roba terribilmente femminile. Ma no, è da femmine questa roba qua. È da semmine. È da semmine. Dice ancora adesso Michele. Anche 36 anni dopo è da semmine, però è un pezzo di storia italiana, quindi non si può non ascoltare. QPGA. Vai con la maglietta, QPGA, va. QPGA. No. Raccordo anulare.